Amici del cancro, benvenuti a questo appuntamento. Andiamo a vedere come sarà per tutti quanti voi questo mese di dicembre 2022, per tutti coloro che hanno Sole e Luna ascendente nel segno del cancro. Quindi in questo video sarà diviso in due parti. La prima parte sarà un po' una panoramica astrologica del mese di dicembre, nella seconda parte invece prenderemo le carte e andremo a fare quindi una lettura più approfondita con dei messaggi che le mie carte vogliono lasciare. Ovviamente sono dei messaggi generali, ricordo che chi vuole vedere come sarà il vostro mese lo può fare tranquillamente contattandomi in privato, scoprire quindi come saranno le energie del vostro mese proprio attraverso la mia email o la mia pagina web. A proposito, io vi voglio ringraziare perché siete veramente in tanti quelli che mi state scrivendo, soprattutto voi amici del cancro. Grazie, grazie, grazie. Questo veramente è un ringraziamento speciale a tutti, tutti voi, perché voi siete uno dei segni che mi segue sempre di più. Mi raccomando, lasciate il vostro like, il vostro commento. Basta semplicemente un cuore, una stella, qualsiasi cosa nei commenti. A noi fa veramente piacere ricevere, a me fa molto piacere, insomma, ricevere il vostro supporto. Quindi mi raccomando, fatelo anche prima di ascoltare questo video. Allora, altra cosa che volevo dirvi è che nel 2000 molti mi stanno chiedendo l'oroscopo del 2023, usciranno in queste settimane, nelle prime settimane di dicembre. Se voi invece volete sapere il vostro oroscopo personalizzato in base alla vostra carta astrale, nella descrizione trovate il link dove potete prenotare la vostra stesura privata. Saranno degli audio che io vi invierò direttamente via email o su WhatsApp, potete ascoltarli tranquillamente quando volete perché sono vostri, e poi avremo anche la possibilità di avere mezz'ora di tempo per confrontarci in tutto questo 2023, un anno che sta andando decisamente meglio, no, rispetto agli anni precedenti. È un anno dove finalmente arriveranno anche delle grandi soddisfazioni per l'amico del cancro. Allora, cancro, questo è il mese degli amori. Per voi è molto importante questo mese. Da una parte si racchiude, no, un po' quella necessità di forse chiudere con un passato. Avremo una luna piena nel dodicesimo campo, molto importante proprio il giorno 8 di dicembre. Questa luna piena definirà finalmente cosa portare avanti nella propria vita, cosa invece deve essere assolutamente rilasciato e lasciato forse proprio nel passato, chiudere con un rapporto karmico che probabilmente non vi appartiene più, chiudere con delle relazioni che in questo momento forse sono troppo tossiche in questo preciso istante, quindi cercare di ritrovare un po' la propria strada. Lo dico perché poi avrete invece dei transiti personali molto importanti. Pianeti personali come Sole, Mercurio e Venere saranno tutti nel segno del Capricorno, che è il vostro segno opposto. Allora, le opposizioni molto spesso in astrologia sono considerate dei momenti molto difficili, momenti di grandi sfide, ma nel vostro caso saranno opposizioni al vostro sole nella settima casa, quindi la casa della bilancia, la casa dell'amore, delle relazioni, degli altri. Avete un cielo che vi sta invitando sostanzialmente ad essere pienamente consapevoli di quello che possono essere poi le nuove relazioni. Quindi io con questa luna piena vi consiglio, che sarà il giorno 8, di chiudere con un passato, perché avrete un cielo veramente importante. Nella prima parte del mese avremo comunque un cielo estremamente fortunato perché avremo anche il sole che si trova nella vostra sesta casa, che vi invita proprio a razionalizzare un po' di più il vostro sentimento verso determinate persone o magari lasciarsi andare verso alcuni sentimenti in questo momento. Sapete che comunque, qualunque sia la vostra situazione sentimentale in questo mese, è un mese per poter celebrare al massimo quello che è la vostra vita sentimentale. Poi dal 21, voi vedete Mercurio e Venere stanno viaggiando agli stessi gradi, quindi in questa forma di congiunzione tra Mercurio e Venere vi permetterà di conoscere persone nuove, vi permetterà di contattare anche delle persone che da molto tempo non sentivate. Si chiudono dei cicli, in giorno 8 si chiude il ciclo, perché la Luna è nel vostro dodicesimo campo ed è la vostra, il vostro reggente, e sarà una Luna piena che sentirete profondamente lì dietro le vostre spalle, in una casa dell'inconscio, una casa che probabilmente rappresenta per voi la necessità anche di dover fare
fare un po' un resoconto della vostra vita, perché poi il prossimo mese avremo una luna piena nel cancro e inizierà proprio una fase di chiusura personale verso tante realtà e tante situazioni. Quindi questo, diciamo, è un po' l'incipit di quello che succederà nelle prossime lune per voi. E questo sarà molto importante perché la luna è il vostro reggente. Mercurio e Venere, rispettivamente il giorno 6 e il giorno 10 di dicembre, entrano nel segno del Capricorno, nel vostro settimo campo. Come potete vedere, toccheranno quasi tutti le decadi, quindi è un mese per tutte le decadi molto importante a livello relazionale, a livello sentimentale. Poi partiamo dal 21, quando il Sole entra nel vostro settimo campo. E poi avremo una luna nuova nel settimo campo il giorno 23, qualche giorno prima di Natale. Belle queste energie perché permettono di rinnovarvi verso una nuova realtà sentimentale. Quindi, Cancro, questo è il mese dell'amore. È il mese dove regalarvi anche un po' di sentimento nella vostra vita. Avrete tantissime opportunità. Mentre per il lavoro avremo un transito importante. Il 20 di dicembre sarà Giove che entrerà nuovamente nel vostro campo decimo. Quindi ricordatevi un po' cosa ha fatto Giove in Ariete. Giove in Ariete per voi da penso maggio fino a fine agosto è stato comunque uno dei transiti che ha caratterizzato la vostra vita lavorativa, forse tanto stressante, ma nello stesso tempo quelle grandi sfide che avete affrontato durante l'estate adesso verranno completamente ripagate e fino a maggio del prossimo anno avrete una grandissima occasione di rimettere un po' in gioco il vostro modo di essere, il vostro modo di fare. Quindi Cancro, devo dire che sarà un momento molto importante per voi quello di creare una posizione anche sociale, parte. Sicuramente adesso avremo le vacanze di Natale, ma da gennaio poi sentirete questa grande spinta. Occhio dal 29 di dicembre, quando Mercurio è retrogrado, quindi non vorrei che qualche invito per Capodanno venga a meno, vi dimenticate qualcosa o qualche messaggio viene letto male proprio verso la fine dell'anno, perché Mercurio sarà retrogrado proprio in opposizione. Quindi cercate di non. Di fare molta attenzione a quello che scrivete, a quello che leggete o al modo in cui anche le altre persone si rivolgono a voi, perché non sarà sicuramente in maniera negativa quello che ve lo vogliono dire, ma è Mercurio che offusca leggermente la vostra mente in questo caso, soprattutto nelle relazioni. Attenzione a questa situazione. Cos'altro c'è da dire? Beh, è che sicuramente sarà un mese importante per voi, soprattutto per l'amore, ve lo ricordo ancora, che per voi questo è veramente bello. Ma andiamo a vedere invece cosa ci dicono le nostre carte. Andiamo ad approfondire tutto a livello di carte, quindi a livello astrologico. Prendiamo prima di ogni cosa una carta a livello energetico, Cancro, Sole, Luna e Sole Luna ascendente, quindi ascoltate anche il messaggio della vostra Luna o del vostro, soprattutto della vostra Luna, voi che siete Cancro, o del vostro ascendente. Andiamo a vedere un poco qual è il vostro messaggio principale, quindi questo lo lasciamo qui. E poi prenderemo tre carte per energia generale sull'amore. Anzi, diciamo prima sulla vostra persona, Cancro, quindi voi a livello personale, il sé interiore, no? Poi andremo a prendere una carta per l'amore generale e poi prenderemo una carta per il lavoro, questo sarà un momento importante anche a livello lavorativo fino a maggio del 2023. Allora, la carta, la pace. Bello, questa è una carta stupenda, rappresenta proprio veramente tutto ciò che riguarda la pace. Innanzitutto una pace interiore. Credo che moltissimi di voi troveranno veramente questa grande occasione di vivere con serenità questo vostro mese di dicembre. Certo, ci sono sempre situazioni intorno a voi che non sono semplici, no? Avete a che fare molte cose, soprattutto voi che state uscendo da tanti anni molto difficili di Saturno contro in opposizione nel Capricorno, insomma è stato dura per voi, ma secondo me Saturno vi ha regalato tanto. Proprio ieri parlavo con una ragazza con cui ho avuto a che fare molto a livello di carte, di corsi, e mi diceva: a me Saturno mi ha regalato veramente tanto, mi ha insegnato ad essere veramente una persona diversa. Mi fa molto piacere perché allora non si rendeva conto di quello che stava vivendo. La pace numero 23, tra l'altro, questo numero potete poi trovarlo anche un po'
nelle varie realtà, varie situazioni. La pace può rappresentare proprio la pace con una persona, no? Quindi magari se siete in una fase in cui state vivendo dei momenti abbastanza difficili con altre persone, credo che questo possa essere per voi una grande occasione per sentirvi in pace con questa persona, riappacificarsi con un ex, con un amico, con una persona che ha fatto parte della vostra vita. Parlare anche in maniera molto pacifica con alcune situazioni o con alcune realtà, credo che questa possa caratterizzare in realtà per voi una grande occasione per rimettersi nuovamente in gioco, per iniziare anche qualcosa di importante. Anche il vostro atteggiamento sarà molto pacifico e questo veramente ve lo auguro. A livello personale, acquisire delle nuove conoscenze, sentirsi in qualche modo anche, questa è una carta molto sentimentale, il sole in toro, probabilmente avete bisogno di radicarvi al terreno, di chiudervi dentro o imparare probabilmente alcune cose vostre personali che possono caratterizzare qualcosa di importante nella vostra vita e questo è un momento bello per poter costruire anche qualcosa di positivo, forse a livello relazionale questa carta mi invita anche a pensare al fatto che ci sarà un'unione importante. Vediamo a livello sentimentale, vendetta. Beh, qualcuno avrà la rivincita su qualcosa sicuramente, no? Qualcuno finalmente smaschererà qualcosa di importante. Questo forse sarà un po' quello che voi avete bisogno per raggiungere la vostra pace. Ci sono Cancro che quando vogliono sapere una cosa, proprio perché sono un segno molto onesto, hanno bisogno di sapere la verità e nel momento in cui sanno la verità trovano quella pace perché non amano essere presi in giro. E c'è una sorta di vendetta, questo è Marte in Scorpione, quindi un Marte molto forte, un Marte che in qualche modo può sentire, no, di questa situazione, di questa realtà abbastanza in maniera forte, no, durante questo periodo. Quindi mi raccomando, è vero che verrete a sapere tante verità, però avrete anche l'occasione per vivere in maniera molto libera questa vostra conoscenza di qualcosa, no? Nella vostra relazione. A livello lavorativo abbiamo la carta dell'amicizia, qua c'è un'unione particolare, quindi sicuramente troverete un accordo con delle persone, nasceranno probabilmente anche delle ottime collaborazioni, delle ottime amicizie proprio con le persone intorno al vostro lavoro. Ma andiamo a sradicare un po' il tutto, vediamo un poco cosa vogliono dirci le nostre carte, i nostri tarocchi. Per il segno del Cancro, Sole, Luna, Ascendente. Andiamo a vedere un poco cosa vogliono dirci le nostre carte per il segno del Cancro, Sole, Luna, Ascendente. Andiamo a vedere il segno del Cancro, Sole, Luna, o Ascendente, dicembre 2022 per questi nostri amici del Cancro. Andiamo a vedere un poco con le nostre carte. Useremo il metodo dei chakra. Prendiamo solo le carte centrali. Vediamo un po'. Uff, abbiamo un 10 di spada. Attenzione per chi sta toccando il fondo, qui bisogna risalire. Se ci sono delle persone che magari vivranno delle situazioni abbastanza complesse, una volta che avete toccato il fondo, non c'è altro che risalire, rinascere, questa è una carta che invita molto spesso anche a fare attenzione a questo vostro punto di vista. Non dovete buttarvi assolutamente giù, eh? Allora, nell'inconscio abbiamo il 2 di coppe, una carta che parla di amori, di incontri. Qualche Cancro sa, soprattutto il Cancro single, sa che c'è qualcosa nell'aria che sta per arrivare, qualcosa di molto interessante. Vedete la carta dell'aiuto, no? C'è la voglia di costruire un rapporto positivo, probabilmente anche con le persone intorno a voi. Vediamo un poco questo cuore. Abbiamo il bello, però, queste carte. C'è qualcosa che riguarda la vostra famiglia. Qua ci potrebbe essere una situazione molto forte a livello familiare, no? Mi raccomando, cercate di risolverla nei migliori dei modi, perché potrebbe essere un problema familiare abbastanza pesante, che
che vi state portando dietro e che comunque può ferire. L'unico aspetto, secondo me, riguarda proprio la famiglia. E quindi anche lì a livello comunicativo, cioè potrebbe essere una separazione, potrebbe finalmente arrivare il momento di dire basta ad una realtà, o possono essere coinvolti dei parenti. Non lo so, potrebbe esserci nell'aria una situazione abbastanza spiacevole che può comunque portare a star male. Voi però siete forti, avete il sole, avete il due di coppe, avete il cavaliere di bastoni nel cuore, come al solito dei grandi combattenti, delle persone che vanno avanti. Qui c'è un amore particolare, c'è una conoscenza soprattutto per il singolo, un'avventura inaspettata, qualcuno forse non si aspettava di questa conoscenza. Lasciatevi andare. Ci sono delle responsabilità importanti da prendere questo mese a livello lavorativo, non scappate, non autosabotatevi, voi siete in grado di poterlo fare. E a livello comunicativo io vi consiglio che è bene non dire certe cose, no? A livello proprio di comunicazione è meglio trattenersi da alcune situazioni. Tiratevela un poco in questo preciso momento, mi raccomando. Il sole del terzo chakra rappresenta una sorta di rinascita interiore. Dopo questa situazione voi comunque sarete predisposti anche a ritrovare questa pace, a rinascere un po' dentro la vostra vita, perché è un po' quello di cui voi veramente avete bisogno in questo preciso istante, va bene? Allora, vediamo quali sono i segni zodiacali che saranno più influenti per tutti quanti voi in questo mese. Marte, quindi l'Ariete o lo Scorpione. Abbiamo il segno della Vergine. Tutti i segni di terra, Capricorno, Vergine o Toro. Il segno della Bilancia. Venere, ancora nuovamente la Bilancia, prendo un'altra carta, i pesci. Voglio prendere un'altra carta per questo. Ecco, Bilancia, wow, la Bilancia è un segno molto forte. Il Cancro, dai. Adesso facciamo una domanda. Questa domanda sarà una domanda vostra personale. Queste sono delle bellissime carte che mi sono state regalate e che veramente mi piacciono perché non è un sì o no. Sì, nelle carte potete trovare il sì o no, però vi danno anche una risposta maggiore. Sono in basso nella descrizione, trovate comunque tutte le mie carte. Vediamo un po' qual è la risposta in questo preciso momento. Quindi mettete in pausa il video, fate la vostra domanda e andiamo a vedere se la risposta del... Allora, ci sarà una risoluzione pacifica, quindi risolverete una situazione in maniera pacifica. Qui c'è la pace, quello che avevo detto prima. È inutile, gli angeli sono così, sono ovunque, insomma, vi danno sempre una risposta. Allora, l'unica cosa questo mese è questa situazione familiare molto forte. Potrebbe essere anche un litigio che avrete in famiglia molto forte, dove anche voi forse vi pentirete del vostro modo di reagire o di agire con le persone. La risoluzione sarà pacifica, quindi usate l'energia del sole, usate l'energia degli angeli per ritrovare questa pace dentro di voi, quindi sarà molto importante essere positivi proprio durante questo mese. Comunque io vi auguro veramente un mese meraviglioso, perché questo parla di amore questo mese, no? E vi faccio gli auguri per il buon Natale, per le buone feste, soprattutto i Cancro che ascolteranno questo video più in là. Grazie come al solito, noi ci sentiremo alla prossima. Ciao.